Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi primo test, perché comunque vado a provare qua in Toscana per la prima volta con voi. Quindi adesso siamo qua al mare in Toscana, Castiglione della Pescara, e facciamo questo primo test in questo fantastico mare. Adesso andiamo a montare tutto, ripeto, lo sto provando anch'io per la prima volta con voi. Quindi sono emozionatissimo e guardate l'orario, non so se lo vedete. Che ore sono? E mi sono alzato per venire a fare questa prova perché non vedevo l'ora di provarlo. Quindi adesso ragazzi prepariamo tutto e facciamo questo primo test con il Power Dolphin. Ok ragazzi, siamo pronti, andiamo a tirare fuori il Power Dolphin dalla sacca che ci viene fornita insieme al Power Dolphin, che è una sacca impermeabile, così che quando è bagnato lo dobbiamo portare via, non bagniamo da nessuna parte, in macchina o da qualsiasi altra parte, lo dobbiamo portare. Ecco qua che abbiamo il Power Dolphin pronto. Allora, dobbiamo andare a inserire le batterie. Ecco, una cosa che volevo farvi vedere ragazzi, che vedete che le batterie hanno sotto una guarnizione, perché non è impermeabile il coperchio che va a chiudere il Power Dolphin, ma sono le batterie che sono impermeabili. Quindi andando a inserire le batterie all'interno del Power Dolphin andiamo a sigillarle loro stesse. Quindi andiamo a inserirle bene, vedete che fanno l'aggancio, poi chiudiamo questi ganci e loro sigillano il tutto. Poi andiamo a chiudere il Power Dolphin, ecco qua. Ok ragazzi, adesso vado a prendere il telefono da collegare al radiocomando. Adesso andiamo a collegare il telefono al radiocomando. Il supporto devo dire che è molto carino, è fatto bene, e tutto il radiocomando è fatto bene, ragazzi. Devo dire che tutte le plastiche, tutto veramente molto curato, anche gli stick così mi piacciono molto. Andiamo ad accendere il radiocomando. Ok, radiocomando acceso. Andiamo ad aprire l'applicazione. Ecco ragazzi, adesso l'applicazione è pronta, i dispositivi sono connessi, gli diciamo di continuare ed ecco che vedete che il Power Dolphin già sta inquadrando le rocce. Allora, un'altra operazione da fare è andare a sollevare la telecamera. Ecco fatto. E adesso vi faccio vedere come funziona il gimbal di questa videocamera, perché poi è la parte figa di questo Power Dolphin, ragazzi. Quindi vedete che adesso così l'ho alzata, che è diciamo un'inquadratura che potrebbe avere quando è fuori dall'acqua. Se io vado a girare la rotellina dietro al radiocomando, vedete che la telecamera scende e inquadra il fondale, però possiamo regolarla come vogliamo, come fosse quella dei nostri droni che volano. Quindi la parte bella ragazzi di questo Power Dolphin è proprio questa. Quindi vedete che abbiamo l'applicazione praticamente identica a quelle che siamo abituati ad avere con i nostri droni volatili. Allora, abbiamo il return to home, abbiamo la possibilità di creare una mappa, quindi waypoint, quindi lui farà un percorso che gli preimpostiamo. Questa è la funzionalità del gancio che c'è dietro, che ci permette di agganciare varie cose qua dietro, ragazzi, adesso ve lo faccio vedere bene. A questo possiamo andare a agganciare quell'oggetto che c'è dentro optional, cioè o meglio, che in questa versione è incluso, se no sarebbe un optional, che sgancia il cibo per i pesci, quindi alla fine questo va in un determinato punto che gli diciamo, sgancia il cibo per i pesci e ovviamente noi sappiamo che i pesci sono lì e possiamo pescare in quel punto. Ovviamente non mi interessa perché io non pesco. Poi c'è questo gancio, vedete che adesso è aperto, se lo chiudo, tipo così, lui può trascinare cose, agganciando una qualsiasi cosa, una corda, un amo, un qualsiasi cosa qua dietro, lui lo trascina, poi facendo girare quell'opzione che abbiamo qua nel radiocomando, o meglio nel display, vedete questa, ok, vedete che l'ha fatto scattare, quindi facendolo scattare rilascia la corda che ci ha collegata, quindi rilascia quell'oggetto che abbiamo portato in un determinato punto, quindi se dobbiamo portare un salvagente al largo, non so, una cosa del genere, lui arriva e quando noi vogliamo lo rilascia. Quindi ragazzi, questa è una funzione che vabbè, a me interessa relativamente, però c'è anche questa funzione. Andiamo a chiudere questo sportellino. Vi ricordo che l'autonomia è di 2 ore circa,
e circa 800 metri di range, quindi diciamo tanta roba sulla carta. Adesso lo vedremo poi in pratica se veramente è così affascinante. Ovviamente, come vi dicevo prima, l'applicazione rileva i satelliti, vedete 11 satelliti, perché comunque lui con il suo return to home ha la possibilità di ritornare quando vogliamo noi a casa, e soprattutto ha la possibilità di, nel caso di disconnessione dal radiocomando, di tornare da solo quando le batterie sono un po' scariche, ritorna da solo. La fotocamera in 4K a 30 fps, 1080 a 60 fps, in base a come ci aggrada di più. Ci abbiamo tutte le varie regolazioni della fotocamera, stessa cosa per le foto. Possiamo andare a accendere i LED per fare luce quando è buio. Vedete che qua sotto c'è diciamo il tastino da cliccare per accendere i LED. Quindi vedete ragazzi, è tutto come siamo abituati noi con i nostri droni che volano. Un'altra cosa che dobbiamo fare, che adesso andrò a rifare, è la calibrazione della bussola, perché anche qua c'è la calibrazione della bussola. Quindi vado a trovare dove è dentro, che non mi ricordo più. Ecco, Compass Calibration, andiamo a cliccare, partiamo dall'1, ah no, ci fa partire dal 2. Quindi dobbiamo ruotare così il nostro Power Dolphin. Ok, vedete che è diventato verde, quindi la prima parte della calibrazione l'abbiamo fatta. Adesso proviamo a cliccare sull'1 mettendo il Power Dolphin in piedi. Ok, adesso ci fa fare la calibrazione sempre della bussola in questa posizione. Certo che da far ruotare è un bel aggeggione. Ok, poi andiamo a fare la terza calibrazione, che è questa, che lo metto in posizione. Ok, facciamo anche questa calibrazione, così il Power Dolphin è completamente calibrato, perché l'avevo già fatto in albergo, però c'erano un po' di interferenze, è meglio farlo qua dove non ce n'è nemmeno una. Quindi adesso abbiamo fatto anche la calibrazione della bussola e il nostro Power Dolphin, ragazzi, è pronto per entrare in acqua. Qua sotto abbiamo questo tasto, ragazzi, vedete, con il lucchetto, che è quello che sblocca i motori, nel senso che i motori non si possono far partire fuori dall'acqua. Quindi se io vado a cliccare questo tasto adesso per sbloccare i motori, vedete che ci dice che non c'è acqua, nel senso che il Power Dolphin non è in acqua, quindi non ce li fa sbloccare. Ce li farà sbloccare dal momento in cui andremo a metterli in acqua. Ovviamente andremo a tirare su anche le antenne, perché poi sono queste che ci danno anche un bel range di 800 metri. E adesso il Power Dolphin è veramente pronto per entrare in acqua. Quindi adesso, senza perdere altro tempo, ragazzi, entriamo lì dentro. Il mare è un po' mosso, purtroppo. Adesso vado a inclinare la fotocamera, che va ad inquadrare il fondale, ragazzi, che è la sua parte secondo me più figa, è proprio questa, avere la fotocamera che è in grado di inquadrare il fondale. Purtroppo c'è il mare un po' mosso, questo è solo un primo test, ragazzi, perché poi andremo a provare anche il sonar, che secondo me è un'altra parte strafiga, che oggi non ho montato perché vabbè, sennò troppe cose tutte assieme. Poi adesso nei prossimi giorni magari lo provo in una zona in cui c'è un fondale più bello di questo. Questo è solo il primo test, quindi gustiamocelo così com'è. Poi un'altra cosa interessante, ragazzi, è che ha tre modalità di velocità, nel senso che la velocità la decidiamo noi con lo stick, però ha velocità massime di crociera diverse, tipo adesso ho quella sulla lettera U, che dovrebbe essere quella più lenta, e poi andare sulla lettera C, che dovrebbe essere quella più veloce. Infatti, guardate, diventa un motoscafo. Sulla lettera C diventa veramente super aggressivo. Guardate come viaggia.
Adesso lo vado a mettere ancora in modalità da crociera e abbasso la telecamera, perché da quello che ho capito, ragazzi, con la modalità non da crociera la telecamera sotto non può stare abbassata, anche perché magari rischia di spaccarsi. Quindi se lo si mette in modalità diciamo sport, la telecamera si alza da sola verso l'esterno. Ovviamente qua non c'è un gran fondale come vi dicevo prima, però ci accontentiamo come primo test, eh? A tirare su la fotocamera, questa è la velocità di crociera intermedia, che però mi sembra che viaggi sempre tantissimo, eh? La stabilizzazione elettronica, ovviamente non so come sia, nel senso dopo vedremo le immagini, perché anch'io lo sto usando per la prima volta, ragazzi, quindi non so la stabilizzazione com'è, come non è. Quando si va contro onde, ragazzi, è veramente una cosa incredibile, ma così con le onde a favore, guardate che figata che è. E ricordo, ragazzi, 2 ore di autonomia, ovviamente non penso andando a manetta così 2 ore di autonomia. Però se si fa velocità di crociera e si fanno varie riprese, 2 ore di autonomia sono tanta roba, eh? Adesso lo vado a mettere ancora in velocità lenta. Vado ad abbassare la videocamera e inquadriamo ancora un po' questi fondali. Vedete che con la telecamera abbassata bisogna metterlo sulla lettera U, una modalità da crociera ovviamente, perché comunque con la modalità telecamera abbassata andare a manetta non avrebbe neanche senso, anche perché il drone si alza, si impenna, quindi. Anzi, adesso a questo punto, ragazzi, che l'abbiamo un po' provato così, proviamo a fare un return to home, vediamo cosa succede. Vado a cliccare return to home sul radiocomando o sul display, si può schiacciare, vado a cliccare sul radiocomando, ok, ha vibrato, dovrebbe ritornare. Infatti sta tornando! Lo vado a interrompere perché qua è pieno di sassi, non vorrei che mi va a sbattere perché magari torna fino ai miei piedi e va a sbattere. Comunque, ragazzi, avete visto come è tornato. L'ho interrotto perché non volevo che magari andasse a sbattere contro tutti questi sassi, perché comunque è pieno di rocce e arrivando a manetta così probabilmente lui mica non lo sa che ci sono i sassi, mi arriva fino ai piedi e si schianta. Quindi, ragazzi, adesso faccio uscire Power Dolphin e tiriamo le conclusioni su questo primo test, e poi ovviamente ce ne saranno degli altri magari in una location un po' migliore. Questo era solo un test per vedere come funzionava e se funzionava. Quindi torniamo qua lentamente perché è pieno di sassi, arriva il Power Dolphin. Power Dolphin, vieni qua. Power Dolphin, ovviamente c'è le onde che lo portano via, eccolo qua, preso il Power Dolphin. Adesso, senza ammazzarmi, cerco di uscire da ste rocce. Suona perché non è più in acqua. Allora cerco di ritornare dove c'ho tutto. Eccoci. Ok, ragazzi, metto appoggio qua un attimo tutto e tiriamo le conclusioni. Ok, ragazzi, direi che il primo test è andato bene, perlomeno il Power Dolphin è tornato, ha fatto anche il return to home, avete visto, l'ho solo interrotto alla fine perché sennò magari andava a sbattere contro le rocce, perché lui, vabbè, non sa che le rocce ci sono, quindi per lui è nell'acqua e torna fino ai miei piedi. Però è ritornato dove è partito, perché comunque c'erano 11 satelliti, più o meno, adesso non ho guardato, 10-11 satelliti riusciva a prendere, quindi ha fatto il suo dovere. Le telecamere si sono comportate, penso, bene, non lo so, nel funzionamento sì, nel senso quando si mette in modalità abbastanza aggressiva, sia in modalità sport diciamo che in modalità intermedia, la telecamera
automaticamente se inquadra il fondale si tira su, perché comunque andando a prestazioni abbastanza elevate, anzi molto elevate, lui è inutile che abbia la telecamera giù, perché il drone si impenna andando nell'acqua, quindi non avrebbe proprio senso avere la telecamera giù, e poi inquadrare un fondale a quella velocità lì non avrebbe proprio senso. Lui tira su la telecamera, mentre in modalità U, che sarebbe la modalità lenta, teniamo giù la telecamera anche dando su a tutto lo stick, più di tot velocità non va, quindi è proprio la, diciamo, la parte cinematografica di questo drone, cioè inquadrare i fondali. Quindi ragazzi, cosa dire, le due ore di autonomia sono da testare, ovviamente non fa due ore di autonomia se si va a tuono come avete visto in modalità sport, è quello di sicuro, però in modalità un po' sport, un po' in fondale, un po' no, ma anche solo se fa un'ora mettendo insieme un po', diciamo, le varie modalità, tanta roba lo stesso comunque, perché ci si diverte un casino. La stabilizzazione non so com'è, avete visto che però il mare era un pochino mosso, quindi per un oggetto così piccolo, così leggero, il mare mosso sicuramente non è l'ideale dal punto di vista della telecamera, però vedremo. Ovviamente qua i fondali non erano un granché, però era quello che avevo vicino al mio albergo, nel senso che c'è un fondale normalissimo. Adesso magari nei prossimi giorni vado su altre spiagge dove c'è dei fondali, dove si fa snorkeling, quindi con dei fondali sicuramente più carini, e lo mettiamo alla prova lì con la sua fotocamera che inquadra il fondale. La cosa bella ragazzi è che non ha un cavo che fa d'antenna, nel senso che non bisogna tirargli un cavo di 60-70 metri per pilotarlo, perché sennò lui non prende segnale, perché se va sott'acqua poi non lo prende e via dicendo, come sono tutti i droni acquatici. La cosa bella di questo è che si ha la possibilità di inquadrare un fondale o di inquadrare una spiaggia se la si vuole inquadrare dal davanti arrivando a tuono, però tutto senza avere per forza la necessità di avere un filo che ci faccia d'antenna. Queste due antenne lunghissime che vengono su, che gli danno addirittura un range di 800 metri, quindi tantissimo, la possibilità di creare dei waypoint che oggi non ho fatto ma lo faremo magari nei prossimi video test, il sonar da fissare sotto, perché sotto la sua pancia c'è la possibilità di fissare un sonar, nell'applicazione si vede proprio cosa inquadra il sonar, quindi se ci sono pesci e dicendo, ce li segnala il sonar, quindi un'altra cosa super interessante secondo me questa. Ovviamente qua non l'ho provata, uno perché avevo già abbastanza cose da provare, ci mancava da provare pure questa, che qua essendoci molte rocce qua vicino non volevo che questo comunque sporge sotto la pancia di andare a rovinarlo. Lo proveremo sicuramente in un altro video, dove vado direttamente dove c'è l'acqua un po' più alta, quindi la possibilità di non andare a danneggiare magari questo sonar. Quindi ragazzi, se questo primo video test in cui vi ho fatto vedere questo Power Dolphin, secondo me è un drone fighissimo, che non ha bisogno del regolamento europeo per andare, che è veramente da usare al mare o nei laghi, è fantastico secondo me. Lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ci vediamo ragazzi su questo canale YouTube per altri test di questo Power Dolphin o per vedere altri video, voli o test, recensioni. Ciao!